Buonasera a tutti, sono molto emozionata, non fosse altro perché finalmente funziona il computer, perché ci sono stati momenti tragici. Luca, tu dicevi, tu sei abituata, ecco, vedi, e invece qui è andata a finire. Mai dire quattro finché non ce l'hai nel sacco, come si dice. Colpa mia, merito mio, no, merito di tutti, merito innanzitutto dell'assessore Gabiti, perché l'assessore Gabiti ha fatto una scelta, ha deciso di puntare su questo progetto e diciamo che io non sono grata perché comunque è un progetto che ha una quota di innovatività notevole, però l'innovatività va capita e non è da tutti, come dire, raspianare la strada per poter proseguire e anzi migliorare un progetto che è una seconda edizione, diciamo, di quello che un upgrading, come si dice adesso, di quello dell'anno scorso. Ringrazio il dottor Cercone che ci ha seguito in molte occasioni e tutti i colleghi della Commissione europea, la dottoressa Flora, il dottor Cosimo e come non ringraziare i grandi giornalisti che si sono fino adesso, a partire da te Luca, la dottoressa Maria Concetta Mattei e il dottor Pietro. C'ho un momento sul cognome, però con i Lingua Picelli, di ecco, c'ho un momento via Isiera. Ecco, cosa dire? È importante, la Commissione europea, anche i nuovi regolamenti danno l'accento sui giovani e anche i giovani devono essere al centro dell'attività di comunicazione. La comunicazione, come diceva la dottoressa Flora, gira molto sui social, ma non è solamente questo, la comunicazione è raccontare storie. Se si vuole parlare di quello che fa l'Europa, il Fondo Sociale Europeo, leggere una scheda di progetto non vuole dire nulla. Solo viverla con gli occhi di chi ha vissuto l'esperienza e raccontarla può avere un senso per tutti. E chi può raccontare meglio ai giovani se non i giovani stessi, lo dicevamo anche l'anno scorso, chi può essere meglio di loro? Anche perché quando l'amministrazione parla, benché possa essere, come dire, appassionata all'interno delle cose, ma è comunque sempre un'istituzione, quindi è percepita come tale e dipende quindi dal sentiment che la persona ti hai di fronte, che hai di fronte, pensa di te e quindi dell'istituzione. Invece far parlare dei soggetti, terzi soggetti, giovani, quindi senza veli, senza preconcetti, è sicuramente il modo migliore per far parlare di Europa. Le sei scuole, quindi Luca ha dato dei tratti, io non voglio allungare, questo progetto prevede una serie di azioni, quindi una formazione, in particolare, poi ci saranno i docenti che spiegheranno meglio, ma le cinque aree della formazione sono l'introduzione al giornalismo televisivo, tecniche di inquadratura e ripresa, voi ragazzi imparerete a fare questo, il processo che va dal giornalismo televisivo a quello online, tecniche di edizione prossemica e tecniche di ripresa e montaggio digitale, cioè tutto il pacchetto completo, come dire, per cominciare a muovere i passi in questo settore bellissimo che poi magari chissà per qualcuno di voi continuerà. La competizione, Luca Garosi ne ha parlato. È una cosa interessante perché migliorare, combattere, fra virgolette, in senso positivo, significa mettere in campo il meglio di noi stessi. E la competizione non è vero che per forza è negativa, la competizione può essere sana e se è sana è stimolante. E se è stimolante arrivano sicuramente dei risultati più alti di quanto magari uno si è prefisso all'inizio. E noi facciamo questa cosa, noi come regione, sicuramente per dare qualcosa a voi, ragazzi, che darete qualcosa a noi, nel senso che ci darete tante meravigliose storie che saranno ospitate sul canale YouTube FSE e come l'anno scorso c'è anche un premio, come dire, oltre per il miglior servizio, anche per il servizio che è riuscito a stimolare di più le visioni sul web. Quindi il nostro canale ospiterà. Sicuramente questo progetto contiene una serie di iniziative anche, di spunti per allargare oltre al nostro, diciamo, circolo, ma anche fuori,
quello che i ragazzi faranno, per esempio, tanto per dire, stasera il TG, se mi confermano, parlerà di questo progetto.